Un organo possiede tante canne, quante sono le note sulle tastiere e sulla pedaliera, moltiplicate per il numero, di registri di cui è dotato. Il numero e la tipologia di questi ultimi dipende da fattori estetici e storici. Le dimensioni delle canne variano in relazione alla tipologia timbrica e all'altezza dei suoni, da pochi centimetri a oltre 10 metri. I materiali utilizzati per produrle sono il legno in varie essenze a seconda delle tradizioni e delle necessità foniche, tipo il mogano, sipo, il noce, il rovere di Slavonia, l'abete. Esistono anche eccezioni curiose come canne in cartone, alabastro e bambù, ad esempio. Qui ci occuperemo prevalentemente delle canne metalliche, che rappresentano la tecnica costruttiva prevalente per la maggior parte degli organi dal XIV secolo ai nostri giorni. Tra i metalli utilizzati prevalgono il piombo, già presente in abbondanza negli strumenti di scuola nord-europea del XV-XVI secolo, e lo stagno, più usuale nel sud dell'Europa, Francia e Italia in particolare. Al di là delle loro differenti proprietà chimiche, in campo musicale giocano fattori quali la diversa tendenza a entrare in risonanza per via dei rispettivi moduli di elasticità. Un certo tipo di colore del suono, più scuro per le canne con maggiore presenza di piombo. La canna è più stabile ed emette meno armonici dispari a vantaggio della frequenza fondamentale, e più argentino per quelle con prevalenza di staglio. La diversa tendenza di questi materiali ad entrare in vibrazione rispetto alla vibrazione principale della canna, che è generata dal movimento della colonna d'aria presente nel suo corpo, ha permesso agli organari di sviluppare una serie di leghe che, mescolando in varie percentuali piombo, stagno e altri metalli, consente di ottenere canne con i timbri più svariati, anche in relazione alle diverse forme che le stesse possono assumere. Abbiamo così canne cilindriche, coniche, a fuso, tappate, a camino. Le lastre per la costruzione delle canne sono ottenute facendo scorrere una tramoggia contenente il metallo fuso su un piano generalmente ricoperto di marmo e di una tela speciale, fino ad ottenerne una lastra omogenea che viene in seguito piallata fino allo spessore desiderato, tagliata nelle sagome adatte e saldata nelle sue parti. Il piombo allo stato puro, con il suo alto peso specifico, per le canne più grandi non è adatto, infatti collassano facilmente sotto il loro stesso peso. La sua struttura può essere resa più resistente dalla combinazione con altri metalli, antimonio, rame, stagno. Timbri caratterizzati da elevata brillantezza del suono si ottengono con un uso prevalente dello stagno, più costoso e più piacevole anche alla vista. Lo stagno di migliore qualità, normalmente utilizzato in organaria, è il cosiddetto stagno inglese. Nella fase di raffreddamento, i due metalli si separano, cristallizzando in regioni diverse della tavola di gettata. Il risultato è una maculazione che assume il nome di tigrato. Altri metalli o leghe che concorrono alla composizione di materiali per le canne d'organo sono il rame, l'argento, ottone, per questioni strutturali o visuali, e zinco, per ragioni economiche. Alcune parti dello strumento poi necessitano di ottone crudo, utilizzato per le linguette dei registri ad ancia.
La specifica composizione chimica delle canne è anche causa di quelle anomalie che da sempre sono il cruccio di ogni costruttore. Alcune delle più ricorrenti sono la peste dello stagno. Infatti, a temperature inferiori ai 13 gradi centigradi, lo stagno puro tende a trasformarsi in polvere, detta stagno grigio. La lebbra dello stagno, dovuta alla presenza di impurità di ferro o silicio, provoca rigonfiamenti sulla superficie del metallo e può col tempo forarlo anche completamente. Oppure lo zucchero di piombo. Si tratta di acetato di piombo e si presenta come una polvere biancastra molto velenosa sulla superficie della canna.